Martina, tu ce l'hai il cellulare? Sì. Hai mai comprato una suoneria? No, da là no, perché mamma dice che fanno solo delle truffe, poi spendiamo soldi nel cellulare. Non ti è mai venuta la tentazione? No. Qui c'è scritto che è gratis, però mi è capitato che una mia amica ha scaricato una di queste suonerie e invece ha pagato. Mio padre è un operatore informatico e mi dice di non fare queste cose. Perché? Perché poi succedono che mio fratello una volta per sbaglio l'ha cliccato e ogni volta gli arrivavano dei messaggi e quando li apriva gli toglievano i soldi. È una truffa, perché stava scritto che era gratis, però ogni volta che andavo spendevo tanti soldi e perciò, no, perciò da quel giorno non andavo mai. Tua madre ti ha rimproverato? Quanto hai speso? 5 euro, 2 euro. Cioè, ogni messaggio che ti arrivava ti costava 2 euro? Sì. No, io non ne prendo mai quelli perché so che spendo tanti soldi e mio padre non vuole. Su internet ci mettono anche dei giochi per il cellulare. Allora, siccome io lo so che si spendono i soldi, è una truffa, non vado. E mi tengo le suonerie che ho già e anche i giochi. Mia sorella ha il telefono e una volta ha scaricato una suoneria. Allora il giorno dopo gli è arrivata un'altra e poi arrivavano sempre degli altri. Allora mio padre un giorno se ne è accorto è andato al negozio dei telefonini. Ha tolto queste suonerie e ha detto a mia sorella di non farlo più perché si spendono molti soldi. I bambini sono molto attratti da queste suonerie perché alla televisione te le fanno vedere con le immagini, invece quando ti arrivano sono senza immagini, si sente solo l'audio. A te è capitato di scaricarne? No, io le volevo scaricare, però mamma anche lei ha detto che spendevo molti soldi. Avevo preso delle suonerie su Big Mobile, due, e ogni giorno mi toglievano 5 euro. E allora, quando sono ritornata a casa, mia madre, per togliere queste cose, ha visto di nuovo la pubblicità alla televisione e sotto stava scritto dove chiamare. Noi abbiamo chiamato, però non ce lo facevano togliere perché non si poteva. E allora mia madre me l'ha tolto e non me l'ha fatto usare più. Tu un cellulare non ce l'hai? No. Come mai? I miei genitori me lo vogliono comprare. Ma tu lo vorresti? Sì. E perché? Così posso sentirmi con i miei amici. Anche se io ho parecchi soldi, non li voglio spendere in questa suoneria. E poi ne ho un sacco. Ce n'è qualcuna di quelle che senti in televisione che ti potrebbe interessare? Virgola magari, però tutto il resto niente. Antonio, tu ce l'hai il cellulare? No, però mio padre ce l'ha, è la suoneria di Berlusconi. Che come fa? Che dice mi consente, è arrivato un messaggio. Tu come mai non ce l'hai un cellulare? Perché mio padre e mia madre non vogliono. E perché? Perché hanno paura ancora, lo porta a scuola e la maestra mi sgrida. Ma a te servirebbe un cellulare? No, ma non me ne importa niente. Tan tan tan. Tan 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 tan. Tan tan tan. Tan 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 tan. Na 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 na. Mi chiamo Virgola, sono un gattino. Sono la stella del telefonino.
Io non posso parlare, però mi pare che arriva un messaggio. Ehi, ti è arrivato un messaggio! Ciao! Fresco e piacevole d'estate. A volte soffia così forte da fare paura. È il vento, presenza costante di una piccola città del Salento, Carpignano. Ecco il servizio che gli hanno dedicato i bambini dell'unica sua scuola elementare. Io vento, sono lo scirocco che porta il calore nei cuori freddi. E vo animo, soffio per portare il cibo ai bisognosi. Io vento, faccio volare l'amore come le rondini nei paesi caldi. E vo animo, io non distruggerei mai quelli che gli uomini costruiscono. Il vento è un fenomeno naturale che si estende in orizzontale. Il vento a Carpignano, amico d'estate quando regala un po' di sollievo dalla calura, pericoloso d'inverno quando si trasforma in tromba d'aria, come 2 mesi fa. Il vento soffiava fortissimo, mi ricordo che a casa mia è volata anche una parabola e si è scantata contro una macchina. Ha buttato tutti gli alberi a terra. Vento come energia, nelle campagne di Carpignano c'è un parco eolico di 7 torri. Servono a vedere le direzioni del vento e a produrre elettricità abbastanza per la città. Mi piacciono perché sono così grandi, poi quando vedi che girano sembra una cosa un po' strana. Io vento, indico la via per combattere la povertà. E vo animo, sono così forte da far volare persino gli aquiloni. Io vento, porto l'allegria sui volti delle genti. E vo animo, sono Ibrahimovic che fa un gol. Con questo servizio vi salutiamo, grazie per essere stati con noi. Bravo Michele. Brava Sonia. Ok.